recente articolo apparso su Nature a fine gennaio, scritto da celebri oncologi francesi dell'Istituto Roussy di Parigi, suggerisce di cambiare, in maniera un po' provocatoria forse, la semantica del cancro, poiché è sempre più forte la disconnessione, si dice, tra la tradizionale classificazione dei tumori e gli sviluppi nell'oncologia di precisione, che utilizza appunto la profilazione molecolare delle cellule tumorali e immunitarie. È un tema che sta suscitando un dibattito molto acceso tra gli oncologi, ma a noi piacerebbe evidentemente allargare lo sguardo anche ad altri ambiti del sapere. Infatti il nostro magazine About Pharma dedicherà all'argomento il servizio di copertina del prossimo numero di marzo. E nell'attesa vogliamo però coinvolgere un vero esperto di parole, significanti e significati, come il professor Edoardo Lombardi Vallauri, che insegna linguistica all'Università di Roma III. Ben trovato, professore. Grazie, buongiorno. Buongiorno, senta, lei ha letto, immagino, l'articolo di cui parliamo e intanto le chiedo subito se condivide il punto di vista espresso dai ricercatori francesi e anche le loro premesse. Il punto di vista generale, per quello che vale, a mio parere, su cose di cui sono orecchiante, lo condivido molto. Cioè, è chiaro che nel momento in cui la conoscenza di un fenomeno ci permette di capire che non è esattamente il fenomeno che pensavamo prima, ma è in parte diverso, se non proprio un altro fenomeno. È giustissimo trarne tutte le conseguenze, comprese quelle terminologiche, ci mancherebbe. Ecco, allora entriamo in medias res. Quindi l'etimologia classica del cancro legata all'aspetto esteriore morfologico, ricordiamo che tumor e oncos rispettivamente in latino e greco identificano il rigonfiamento che appare tipico della patologia, o anche neoplasia, che sempre dal greco va a definire la neoformazione. Ecco, questa etimologia si è fin qui calibrata su organi e apparati, quindi il tumore del polmone, il tumore della mammella, il tumore del rene, il cancro di questo o di quello. Da domani questo potrebbe, secondo i suggerimenti dei oncologi francesi, o scomparire o in qualche modo legarsi a sigle più complesse che maneggiano gli esperti di genetica, come PD-L1 o parole come inibitori PARP, GeneMET, GeneAlk e così via. Ecco, quale contributo e suggerimento a priori potrebbe dare la linguistica per una nuova nosologia e nosografia del cancro? Beh, anzitutto mi viene da dire che queste etimologie greche e latine rimarrebbero valide perché queste non si riferiscono alla localizzazione, cioè il fatto che vi sia tumor o oncos, o che vi sia neoplasia, mi sembra non smentito dalla nuova, per così dire, identificazione sulla base delle modificazioni cellulari. Però invece sì, le designazioni topografiche, diciamo, basate sulla localizzazione, sull'organo. Quindi non mi sembra che tumor o oncos, diciamo onco, il prefisso onco, sia a rischio. Quello che è a rischio è appunto, come lei accennava, la specificazione che si tratta del fegato, che si tratta del polmone, che si tratta del cervello. Mentre invece si tratterà allora di un tumor dovuto a un certo tipo di modificazione cellulare. Questo per chiarire che mi sembra che tutti quelli che sono abituati a queste parole, la rinuncia dovrebbe essere riguardo al fegato o al cervello, e cioè semmai si dirà è un tumor che dovuto a questo tipo di modificazione cellulare localizzato in questo momento nel fegato e o in altre parti dell'organismo. Per quanto riguarda queste sigle come PD-L1, PARP, eccetera, va da sé che possono far parte solo di un lessico specialistico, quello, diciamo, dei medici, dei biologi, eccetera, eccetera, ma occorrono, come sempre, per tutte le cose di cui non parlano solo gli specialisti, occorrono anche dei nomi non specialistici. Ad esempio, parliamo di botanica. La classificazione, non so, prima di Linneo e poi quella attuale, prevede dei nomi scientifici, di solito di sapore e qualche volta anche proprio di sostanza latina,
piante che poi si chiamano faggio, ontano o nipitella, insomma. Ed è bene che ci siano tutte e due perché le capacità di memorizzazione, di ripetizione, di comprensione di questi due tipi di nomenclatura sono diverse nelle parti diverse degli utenti, insomma, nei gruppi diversi di utenti. Quindi, quando c'è un problema di inibitori PARP, ora qui io per dire qualcosa di sensato dovrei sapere cos'è un inibitore PARP, ma ci vorrà un termine che esprima nel linguaggio comune il fatto che non c'è più l'inibizione di un certo processo. Quindi non so, ora lo dico per battuta, no? Ma potrebbe essere, hai un tumore disinibito. Non sarà così, ma vorrà dire un tumore da mancata inibizione o ipoinibizione di qualcosa. Cioè il lessico si dovrà avvicinare di più a una terminologia a cui le persone sono abituate, e cioè a quel lessico comune a cui le persone sanno già dare un significato. Ora, questo non è poi così difficile, cioè avviene sempre così nella scienza. Non so, il termine protone naturalmente è nato, io immagino, perché one era il suffisso che si è stabilizzato per le particelle elementari, e lì c'è protos del greco che è il primo. E poi il neutrone, naturalmente, è una particella che è neutrale dal punto di vista della carica. Questo è abbastanza trasparente. Se uno non è proprio un ignorante totale, se uno che un po' queste cose le vuole capire, ma non è al tempo stesso uno specialista, neutrone lo capisce. Elettrone lo capisce pure, no? Perché è una Certo. particella elementare subatomica che è portatrice di una carica elettrica. Oppure, non so, spostiamoci da un'altra parte. L'informatica, no? Computer. Computer cos'è? Un calcolatore, no? E quindi anche si è detto calcolatore. All'inizio in Italia si parlava di calcolatore o di elaboratore. Comunque esprime il concetto che vengono fatte delle computazioni. Queste computazioni, abbiamo abbandonato calcolatore perché dava troppo l'idea che ciò che computava fossero proprio solo dei numeri, mentre invece quello che Sono compiono in realtà matematica. sono delle entità logiche. Però insomma c'è una trasparenza di questi termini sono dei termini ponte tra il concetto evoluto, preciso, e la sua migliore possibile approssimazione nel linguaggio comune. Ed è questo che fatalmente accadrà. Ecco, a proposito di linguaggio comune, proviamo a immaginare quale impatto potrebbe avere una eventuale nuova semantica della patologia. I ricercatori dichiarano, ritengono ad esempio, che questa faciliterebbe l'insegnamento agli studenti e anche l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi che, se venissero, sono parole di ricercatori, informati anche sui meccanismi biologici che determinano il cancro, capirebbero meglio anche la logica del trattamento. Ecco, secondo lei, da questo punto di vista, è un'attesa eccessiva o è verosimile? No, io sono convinto, sempre per quello che va il mio parere, che sia una cosa molto importante. Direi in linea generale, perché dare i nomi giusti, cioè dare nomi trasparenti, nomi coerenti, sistemi di nomi coerenti, in cui per esempio, protone, neutrone, elettrone, no? Un sistema coerente in cui ognuno è definito non solo per la sua natura, ma un pochino anche per la funzione che la sua natura ha all'interno del sistema delle particelle, cioè l'elettrone. Insomma, funziona all'interno delle particelle che compongono l'atomo molto in quanto carica, per esempio non ha un peso trascurabile o nullo, mentre invece è molto caratterizzato dalla carica e questo gli dà una sua funzione. Allora, che la terminologia sia trasparente per quanto riguarda il rapporto tra il termine e l'oggetto che designa, sia trasparente per quanto riguarda i rapporti fra gli oggetti, in modo tale che i nomi abbiano dei rapporti fra loro che rispecchiano e rendono più evidente, più comprensibile quali sono i rapporti nella sostanza, fra gli oggetti. Ecco, tutto questo è molto utile per capire le cose. Poi, però, questo è sul piano linguistico, del buon funzionamento del linguaggio. Potremmo infischiarcene del buon funzionamento del linguaggio, invece non ce ne infischiamo, perché il buon funzionamento del linguaggio permette alle persone di funzionare meglio, cioè di rapportarsi in una maniera più efficace con le cose. Quindi è un luogo comune, anche se spesso poi rimane a livello di luogo comune e non è messo tanto in pratica, che del rapporto tra il medico e il paziente faccia parte una spiegazione e non solo una imposizione dei comportamenti consigliati, eccetera, per tanti motivi, di cui uno è il benessere psicologico del paziente, l'altro è, come accennava lei, secondo me, molto opportunamente, che meglio capisci una cosa, più la condividi, più è facile che tu
primo, decida di applicarla, secondo, che tu la applichi bene, cioè non faccia errori. Se capisci qual è la funzione di una terapia, poi la applichi nel modo migliore possibile. Allora, sì, capire i dettagli nel limite del possibile di ciò che uno, con cui uno deve rapportarsi dal punto di vista del paziente, è sicuramente una cosa che tutti desideriamo che avvenga e passa molto attraverso le etichette che mettiamo sulle cose, che sono poi la prima e a volte anche l'ultima, l'unica cosa che il paziente ha a disposizione per capire di che si tratta. Anche l'accenno che faceva alla questione, diciamo, didattica, mi sembra importante perché gli apprendenti, cioè gli studenti, sempre poi più avanzati, all'inizio sono come dei pazienti dal punto di vista della loro comprensione, della loro intrinsecità con le cose. Poi probabilmente superano questo stadio, ma negli stadi iniziali vedo una somiglianza, insomma, fra il completo neofita e lo studente. Professore, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Ovviamente è un tema che potremmo affrontare ancora per ore perché si aprono diversi scenari. Per il momento la ringrazio e Grazie a lei. ci leggerà anche sul prossimo numero di About Pharma.